Amici della cucina per tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento. Come state? In questo periodo in cui siamo un po' a casa, ci sintonizziamo come sempre sui nostri canali YouTube preferiti e oggi vi propongo una ricetta molto molto buona e sfiziosa, magari per le vostre merende. Facciamo dei bomboloni alla crema veramente buoni. Devo ringraziare per questo Chef Barbato, dal quale ho preso ispirazione per la ricetta e quindi gli mando un saluto. E noi andiamo a vedere come preparare quindi questi buonissimi bomboloni. Se siete quindi curiosi di vedere come fare, come preparare questi ottimi Krapfen, anche chiamati così, seguitemi, io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Veloce veloce andiamo a vedere quali sono gli ingredienti per fare circa 4-5 bomboloni. Allora abbiamo bisogno di 150 g di farina zero, questa è ideale in genere per fare le pizze, ci darà la possibilità di avere anche un bombolone molto soffice, ha una concentrazione di proteine pari a 12 g per 100 g di farina. Poi abbiamo bisogno di 60 g o ml di latte, 6 g di olio extravergine di oliva, 6 g di lievito di birra, un pochino di miele, un pizzico di sale, un uovo intero e 65 g di patate che io ho precedentemente bollito. Le potete anche fare al vapore, non c'è nessun problema. L'importante è che poi all'interno della preparazione per formare l'impasto risultino ancora calde. Andiamo quindi a vedere come preparare i nostri bomboloni soffici. Mettiamo il latte ad intiepidire in microonde, chiudiamo e facciamo andare per 30 secondi. Una volta che il latte tiepido l'abbiamo tirato fuori dal microonde, andiamo a mettere dentro il lievito di birra e con un cucchiaino lo andiamo a sciogliere. Nel frattempo ho preparato l'impastatrice e andrò ad aggiungere non il gancio, bensì la foglia. Lo impasteremo in questo modo perché non sarà un impasto bello teso come quello della pizza, quello che andremo a fare dei bomboloni, ma bensì è un impasto abbastanza morbido, abbastanza appiccicoso. Andiamo quindi a vedere come creare questo bell'impasto. Andiamo quindi ad inserire nella bowl tutti quanti gli ingredienti, partendo dalla farina, l'uovo, il pizzico di miele, il latte che abbiamo addizionato insieme al lievito, l'olio d'oliva e per l'appunto un pizzico di sale. Questo aiuterà la lievitazione. Dopo aver messo tutti quanti gli ingredienti al di fuori delle patate, noi chiudiamo l'impastatrice e a velocità 1 cominciamo ad amalgamare tutti quanti gli ingredienti. Intanto che l'impasto va, noi prendiamo le patate e con l'aiuto di uno schiacciapatate le andiamo a schiacciare. Facendomi aiutare con un tarocco, io prendo l'impasto dalla foglia, lo faccio scendere e cerco di staccarlo da tutte le pareti. Mettiamo tutto quanta la patata dentro, richiudiamo la macchina e sempre a velocità 1 facciamo impastare per circa 10 minuti. Deve venire fuori un impasto sempre bello liscio, ma questa volta anche lucido. Perfetto, io ho spento dopo circa 15 minuti che la macchina è andata, ora noi apriamo e praticamente andiamo a togliere dalla foglia l'impasto. Come potete notare ho formato una palla, anche se l'impasto risulta molto appiccicoso. Ora io lo chiudo con un canovaccio e lo metto nel forno spento per un'ora a lievitare. È trascorsa circa un'ora da quando abbiamo messo l'impasto a riposare e a lievitare. Andiamo a scoprire com'è venuto. Ecco, come potete vedere anche voi, l'impasto ha raddoppiato il suo volume. Ora noi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la spatola, come vedete è anche bello soffice, e mettiamo l'impasto su una spianatoia che io ho precedentemente cosparso di farina. Ora andiamo brevemente
a lavorarla a mano in questo modo, guardate, davvero bella, bella, una bella pasta, guardate com'è morbida, davvero bella. Allora, noi ora facciamo in questo modo, facciamo così, gli creiamo un pochino di aria all'interno. Ora accendiamo la bilancia, andiamo a dividere a metà l'impasto, che è venuto veramente molto morbido, e lo dividiamo in quattro pezzi. Dovrebbero essere tutti quanti dello stesso peso. Potete anche decidere però di fare una cosa che mi è venuta in mente in questo momento. Potete fare o quattro classici bomboloni grandi come sto facendo io in questo modo, oppure dividerlo in 6 e fare dei bomboloni un pochino più piccoli. Quindi andiamo a pesare, siamo intorno ai 60 grammi. Ok, dopo che abbiamo portato tutti e quattro i nostri pezzi allo stesso peso, andiamo a fare questa cosa. Andiamo a creare delle palline in questo modo, come vedete, e le andiamo a mettere così con un po' di farina. Lo facciamo con tutte quante, poi prendiamo una teglia, ci mettiamo della carta da forno e andiamo a vedere cosa fare successivamente. Abbiamo preso una teglia, l'abbiamo foderata con la carta da forno. Ora noi andiamo a prendere le nostre palline e le andiamo a mettere così, in questo modo. Mi raccomando che non siano troppo vicine l'una con l'altra, perché altrimenti quando andranno a lievitare si andranno ad appiccicare e noi non vogliamo ottenere questo tipo di risultato. Quindi mettetele abbastanza distanti, come ho fatto io in questo modo. Cercate anche di dargli una forma abbastanza regolare. E queste palline che noi abbiamo messo nella teglia le lasciamo riposare con un pochino di farina sopra per circa una mezz'ora. Dopo che abbiamo lasciato riposare per circa una mezz'oretta il nostro impasto, le nostre palline, noi cosa facciamo? Dobbiamo fargli fare l'ultima parte di lievitazione. Ovviamente si è già un po' rilassata la pasta, ma con l'aiuto di un batticarne che io purtroppo ho rotto e quindi mi devo in qualche altro modo ingegnare, prendete con il batticarne, in questo caso come faccio io con il bicchiere, e andate a schiacciare l'impasto. Vedete, formerà una sorta di disco, eh? E fate così con tutti quanti i pezzettini di impasto, con tutte quante le palline. Questo servirà a far crescere l'impasto in una maniera, diciamo, più consona alle forme che poi saranno quelle classiche del bombolone. Dopo aver schiacciato tutti quanti i nostri pezzi di impasto, i nostri dischi, andiamo a fare una cosa che ci aiuterà e ci faciliterà quando andremo a friggere. Prendiamo la carta da forno e la andiamo a tagliare in questo modo. Questa cosa ci servirà, come abbiamo detto prima, e ci aiuterà a prendere i nostri dischi in maniera molto semplice e andarli a riporre nell'olio bollente. Andiamo a lasciare riposare in questo momento l'impasto a temperatura ambiente con sopra il canovaccio per circa 50 minuti, un'ora. Siamo giunti quasi all'ora X, ovvero la parte in cui friggeremo i nostri bomboloni. Mancano circa 10 minuti. Io intanto ho preso una pentola, ho messo dell'olio di semi di arachidi, che ha un punto di fumo abbastanza alto. Nel frattempo accendiamo il fuoco, fuoco medio. Questi 10 minuti ci serviranno per portare l'olio a 170 gradi. Sarà quindi la temperatura di frittura. Ci vediamo fra poco. Nel frattempo che l'olio si scalda, noi andiamo a mettere lo zucchero in un piatto. Questo ci servirà per andare a ricoprire proprio i bomboloni di zucchero. Andiamo a vedere che punto è l'olio. Con l'olio ci siamo quasi. Nel frattempo mi sono preparato un altro piatto con della carta. Facciamo assorbire l'olio in eccesso. Come potete vedere, siamo arrivati a 170 gradi. Se non avete un termometro da cucina, ricordatevi che potete utilizzare uno stuzzicadenti. Vedete, sta friggendo, quindi vuol dire che l'olio
è pronto. Noi andiamo a mettere quindi i bomboloni all'interno dell'olio e facciamo in questo modo. Ecco qua. Mi raccomando, controllate sempre che il fuoco non sia troppo alto. Lo abbassiamo un po' e lo andiamo a coprire. Lo teniamo coperto così per circa un minuto, dopodiché con due cucchiai lo andiamo a girare. Guardate che belli che sono. Sono fritti davvero molto molto bene. Abbiamo fritto tutti e quattro i nostri bomboloni, innanzitutto vi faccio vedere, guardate. Sono veramente belli ancor prima di mettergli lo zucchero, a parte che sono davvero sofficissimi. Noi allora in questo momento gli mettiamo lo zucchero su tutti quanti i lati. Ecco qua. E infatti già così sembra proprio un bombolone, lo andiamo a riporre in un vassoietto pronto per essere riempito con la crema che abbiamo fatto proprio nell'ultima video ricetta. Completiamo l'operazione e poi facciamo la prova dell'assaggio, ma soprattutto della sofficità. Allora ragazzi, vi faccio vedere un piccolo trucchetto per potergli andare a mettere dentro la crema che io ho messo già nella sac à poche. Andiamo a creare con il retro di un cucchiaino un piccolo foro in cima, in questo modo, così sarà più facile per noi andare a mettere la crema con la sac à poche. Una volta che abbiamo creato il foro, prendiamo la sac à poche, mettiamo il beccuccio e finché non si riempie teniamo dentro il beccuccio. Ecco a voi ragazzi che il nostro bombolone alla crema è pronto per essere degustato. Guardate che bello. Finalmente siamo giunti alla prova, quella proprio più buona di questo mondo, ovvero la prova dell'assaggio. Sono le 16, sono le 4, quindi facciamo una bella merenda leggerissima. No, non è proprio leggera, però sicuramente è molto buona e molto sfiziosa. Io faccio in questo modo ora. Prima di assaggiare ho preparato un coltello, vi faccio vedere all'interno come risulta. Guardate, andiamo a tagliarla insieme. Allora, a parte la crema, ma guardate com'è soffice, è veramente bella, soffice, bella morbida, e si vede ovviamente. Ora però noi andiamo anche a fare la prova nell'assaggio. Ragazzi, vorrei spegnere il video e mangiarmela tutta subito. No, scherzi a parte, è davvero top, è davvero buona. La crema che abbiamo fatto l'altra volta è davvero equilibrata, va a conferire una maggiore dolcezza all'impasto che ovviamente al suo interno non ha zucchero ma ce l'ha solamente all'esterno. Io per questa ricetta devo ringraziare Chef Stefano Barbato, seguitelo su YouTube ma seguitelo anche su Instagram, è la mia fonte di ispirazione, è una persona che seguo, grazie per questa ricetta, mia moglie era contenta, le ha assaggiate anche lei questi bomboloni e gli sono piaciuti un sacco. Ora me lo vado a pappare tutto quanto, quindi da Chef Fabio e dalla Cucina per Tutti ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao ragazzi, un bacione. Io vado a finirmi proprio questo bombolone buonissimo. Buono 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 buono.